Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il nostro settimanale Controluce, il settimanale di attualità, di approfondimento, e questa sera, ahi noi, l'attualità è sempre quella. Gioco Forza, ci occupiamo anche questa sera dell'emergenza coronavirus per indagare anche come la nostra ASL, come i nostri ospedali stanno affrontando l'emergenza sanitaria. L'abbiamo fatto la volta scorsa con i medici in prima linea, collegandoci e parlando con i medici di Teramo, di Giulianova, di Atri. Questa sera lo facciamo con i vertici dell'ASL teramana per capire come ci stiamo organizzando, come si è organizzata l'ASL di Teramo. I numeri continuano ad aumentare, avete visto anche oggi 683 i casi in Abruzzo, oltre 200 in provincia di Teramo, quindi non si sta abbassando molto, quindi c'è ancora preoccupazione. E di questo parleremo intanto con i due ospiti che sono qui con me in studio questa sera. Vi ho detto i vertici della ASL, ringrazio particolarmente entrambi, il direttore generale dell'ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia. Buonasera. Buonasera e benvenuto. E il direttore sanitario dell'ASL di Teramo, Maurizio Brucchi, l'ex sindaco di Teramo, che ovviamente anche lui non ha bisogno di presentazioni. Siamo senza mascherina perché siamo a distanza. L'altra volta, quando è stato qui con noi il direttore generale Di Giosia, ha indossato la mascherina perché gli ospiti erano tre. Questa sera, proprio per questo, abbiamo invitato solo due persone in studio e quindi possiamo permetterci di non portare la mascherina, ma ricordiamo che proprio quella sera, quando c'era il direttore Di Giosia, si disse che il vaccino in questo momento per tutti noi è la mascherina, cioè portiamola il più possibile, soprattutto quando possiamo stare un po' a rischio di contatto. Poi più avanti ci collegheremo con un medico di base, il dottor Cordoni, Siriano Cordoni, anche con un sindaco, per sentire quello che chiede anche il territorio, alla ASL con i tamponi, con tutte le cose, con le decisioni che si devono prendere, soprattutto per quanto riguarda le scuole. E ci collegheremo con il sindaco di Bellante, Giovanni Melchiorre. Però intanto facciamo rompere il ghiaccio a Maurizio Di Giosia. Sono entrambi, diciamo tra virgolette, cotti, mi permetto di dire, alla fine di una giornata, come sono tutte pesanti adesso le giornate. Allora, direttore Giosia, intanto una domanda semplice semplice. C'è stato l'avvicendamento, so che magari non vuole parlarne, però gliel'avevo detto che gliel'avrei fatta questa domanda. Ecco, perché ha rimosso la direttrice sanitaria, la dottoressa Mattucci, e perché ha nominato il dottor Brucchi? Ha rimosso, più che rimosso, una scelta dovuta a seguito di accadimenti giuridici per sopravvenute esigenze, problematiche giuridiche inerenti alla sua posizione all'interno della ASL. Certo, l'abbiamo dovuto fare a seguito anche di un parere pervenuto dalla Regione Abruzzo, e quindi onde evitare problemi organizzativi che ne potevano conseguire, anche perché oramai era il 15 dicembre che lei, abbiamo l'accordo che usciva dall'ASL il 15 dicembre, quindi è stato anticipato di un mese. Però ecco, l'abbiamo fatto e la scelta è ricaduta sul dottor Brucchi, che tra gli unici che, perché tanti hanno raggiunto, tanti bravi medici dell'ASL avevano raggiunto già l'età di 65 anni, che per cui uno non può essere nominato, il dottor Brucchi è giovane, ma a parte giovane è stato l'unico pure che mi è venuto diverse volte, mi ha detto ecco, dammi la possibilità di potermi esprimere e darti una mano. Visto che si tratta di un facente funzione, abbiamo fatto questa prova di convivenza, ecco. Sì. Avrà pesato anche il fatto che ha fatto il sindaco? Ha fatto il sindaco, lavora in un ospedale, è della zona, è di Teramo, conosce la realtà teramana, conosce l'ospedale di Teramo, che è l'ospedale hub, conosce anche la realtà degli altri ospedali. E certo, l'esperienza si fa stando sul campo. Sì. Io pure, l'abbiamo fatto, noi siamo nati con l'ASL di Teramo, vogliamo bene l'ASL di Teramo, adesso abbiamo un'equipe di tre uomini di teramani
che della provincia di Teramo, e certamente metteranno tutto l'impegno per far sì che questa azienda possa tornare ad avere quella dignità, di possa ridare una sanità dignitosa a tutto il territorio. Direttore Di Giosia, nel periodo più buio che ha attraversato l'ospedale nella prima fase dell'emergenza sanitaria, quando ci sono stati contagi nell'ospedale, se si ricorda, ve lo ricordavo prima, durante prima della sigla, sia il sindaco di Teramo che il sindaco di Giulianova avevano attaccato la direzione sanitaria, addirittura chiedendone la rimozione per cambiare passo. Lei lì quella volta, insomma, per spirito di corpo, credo, la difese, insomma, e si andò avanti. Adesso le tocca dar ragione ai sindaci di Teramo e Giulianova. No, vabbè, ma abbiamo... non è così, perché quel periodo abbiamo lavorato bene, la dottoressa andò a ricoprire un ruolo determinante all'epoca di gestire il nosocomio di Atri, che fu individuato Covid. Diventò ospedale Covid. E sì. Quindi quella scelta ha dato anche dei frutti importanti. Però non è che qui stiamo a parlare, perché è inutile, io la devo ringraziare la Mattucci, perché siamo stati 6 anni insieme, 4 anni e mezzo con la guida di Fagnano, dopo 1 anno insieme quando io sono diventato facente funzioni, e purtroppo siamo incappati subito nel problema del coronavirus. Sì. Tuttora, nel momento in cui c'è stato un minimo di rilassamento, si cercava di cominciare a dare un'impronta a questa azienda anche per delle prospettive future, siamo tornati in una situazione emergenziale secondo me ancora più grave della precedente, perché visto i numeri, certo, non è come l'altra volta, però i numeri... Non è come l'altra volta perché siete più abituati, diciamo, però che la macchina è un po' più pronta. Però I numeri sono tanti, abbiamo 3.500 sì. positivi nel territorio, sì. oltre circa 200 ricoverati nei nostri ospedali, compresa RSA di Giulianova, e 8-9 persone che abbiamo all'ospedale di Pescara, l'ospedale Covid sì. di Pescara. Eh sì, i numeri sono molto alti e preoccupanti perché se l'ospedalizzazione dei positivi è circa del 9%, se continuiamo a crescere... Se dovesse aumentare quella andremo in crisi. Andremo in crisi. Appunto, quello che si raccomanda in questo momento è di stare attenti, di rispettare queste benedette regole sì. Di cercare quindi di contrastare questa brutta malattia, sì, una malattia sì. che è una malattia cattiva proprio, perché tu, uno sta bene, da un momento all'altro può trasformarsi in una malattia che ne può compromettere anche la vita di una persona. Tra l'altro le voglio ricordare, perché spesso quando registriamo, e arrivo subito al dottor Brucchi, quando registriamo i pazienti deceduti, no? Le persone che muoiono ogni giorno, purtroppo oggi 15 ne conta l'Abruzzo, sono tante in provincia dell'Aquila, perché 13 sono morti in provincia dell'Aquila, uno in provincia di Teramo e uno in provincia di Pescara. Ma adesso mi leggo a un concittadino di Maurizio Di Giosia, che io ho conosciuto e ho intervistato tanti anni fa, e cioè Martegiani, Pucci Martegiani, William Martegiani, era un grande amico, un personaggio di Montorio, ma non solo, ha giocato col Teramo Calcio, è stato allenatore del Montorio. Ecco, ma tuttora, sembra che dietro a quei numeri non ci siano le persone. Invece, fino a un mese fa stava con noi al bar a giocare a carte, stava bene. Ma un personaggio vero e proprio di Montorio. Sì. Ecco, Pucci Martegiani, faccio questo nome perché ci sono i nomi, come il papà di Luciano Campitelli, dell'ex presidente del Teramo Calcio, cioè ci sono delle persone, dei nonni, tra l'altro. Pucci Martegiani è il nonno della splendida ragazza che si sta imponendo a X Factor. Sì, 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 bravissima. Elisa, bravissima. Esatto. È un orgoglio per il nostro paese. È vero, Elisa Coclite. Vedere queste cose inorgoglisce noi cittadini di Montorio. Perciò ho voluto fare questo nome, perché ci sono dei nomi e ci sono delle famiglie che soffrono per questo. Adesso non vogliamo fare catastrofisti. Quindi ho un fratello che questa sera verrà intubato, quindi. Addirittura. Sì. E quindi, non sta bene, è all'ospedale? All'ospedale, è al Mazzini. Sì, sì. E quindi l'età è giovane, perché se suo fratello... 9 anni più di me. Vabbè, non è sicuramente vecchio. Però, cioè, le condizioni non sono per tranquillità, però vanno fatte, una scelta pure abbastanza dura, capito? Ecco, intanto tanti auguri a suo fratello, direttore Di Giosia. Dottor Brucchi, una nuova avventura. Il dottor Brucchi, vabbè, lo conosciamo benissimo come sindaco, ha fatto 2 mandati a Teramo, è stato prima assessore, quindi un politico navigato, ma è un medico da sempre, perché è il responsabile del percorso senologico
a Teramo, e quindi da sempre, come diceva il dottor Di Giosia, è cresciuto nella ASL di Teramo e nell'ospedale Mazzini di Teramo. Questa è una nuova avventura, però, insomma, si sente pronto per fare il direttore sanitario? Innanzitutto buonasera, ma insomma sì, è una bella avventura. Io ringrazio il dottor Di Giosia che, voglio dire, mi ha dato, mi sta dando e mi darà questa opportunità, perché alla fine cimentarsi in un momento particolarmente difficile con un nuovo ruolo e ti dà sempre sì. nuovi stimoli in questo momento, in questo momento particolare. Poi insomma è un ruolo che mi piace, perché come tu hai detto, insomma, l'operatività, che non è solo quella della sala operatoria, fa parte del mio pane quotidiano. Per cui insomma, ecco, io ho dato la mia disponibilità al dottor Di Giosia a ricoprire questo ruolo, e poi lui, diciamo, ha fatto questa scelta. Io lo ringrazio insomma, cercherò di fare del mio meglio e di dare il massimo per quello che, insomma, sono le mie e nelle mie corde. Io ho visto già, insomma, che si sta muovendo parecchio il direttore sanitario, ho visto già, insomma, andare ad Atri, andare a Giulianova, muoversi per cercare di capire cosa bisogna fare e come organizzare ancora meglio, ovviamente di concerto con il direttore generale e con tutta l'unità di crisi, come organizzare al meglio i nostri ospedali. Ci stiamo riuscendo, dottor Brucchi? Ma devo dire che stiamo facendo un buon lavoro. Insomma, il direttore mi ha chiesto di occuparmi in questa fase degli ospedali e io l'ho fatto. Ho iniziato questo giro nei vari ospedali anche per rendermi conto di quello che era la situazione. Anche a Sant'Omero. Anche a sì, ho visto anche e soprattutto per non farci trovare impreparati. Io credo che la cosa più importante sia questa, perché noi in questo momento la situazione non ci lascia tranquilli, però diciamo che è una situazione, come dire, sotto controllo. Viaggiamo sempre su 200 ricoverati, 198, 202, c'è un turnover fra i pazienti che vengono operati e quelli che vengono dimessi, per cui insomma in questo momento riusciamo a gestire la situazione. Soffriamo un po' di più nelle rianimazioni? Ma oggi abbiamo 11 pazienti di animazione, 8 a Teramo e 3 ad Atri, quindi anche sulla rianimazione in questo momento i numeri sono un po' diversi da quelli che erano l'altra volta. E liberi volta. Quanti ce ne abbiamo Ma nella allora, provincia noi possiamo, nostra? Possiamo arrivare a 16 pazienti, però in provincia, a Teramo. Li stiamo attivando, di molte in volte. Ci sono due problemi, il primo è quello di carattere del personale. Cioè, il personale nostro è quello, seppure la ASL facendo uno sforzo notevole e importante per prendere nuovi medici che purtroppo non si trovano, e così lo stesso per gli infermieri. E quindi mano a mano che ne abbiamo bisogno attiviamo questi posti. Quindi diciamo, in questo mio giro ho verificato cosa si poteva fare ad Atri. Atri aveva già fatto questa esperienza in maniera molto positiva, come diceva prima il dottor Di Giosia, e devo dire che la dottoressa Mattucci aveva svolto un buon lavoro. Atri abbiamo chiesto anche questa volta di giocare il ruolo più importante, e quindi ad Atri abbiamo la rianimazione e abbiamo, diciamo, la degenza Covid. Mi diceva Marino l'altra settimana che si sarebbe arrivati a 120 posti Covid. Ma ancora non ci siamo arrivati, l'obiettivo è quello. Lunedì aprono 18 nuovi posti, perché appunto stiamo incrementando e cerchiamo, ripeto, di non farci trovare impreparati, preparando quelle che sono poi quelli che sono i posti per che potranno, speriamo di no, essere occupati. Lo stesso a Giulianova, che abbiamo trasformato l'ala ovest in area Covid, e adesso ci stiamo preparando anche sull'ala est, che non utilizzeremo nel caso però ci dovesse essere bisogno, andremo sull'ala est. Non tocchiamo Sant'Omero in questo momento, perché la scelta precisa unità di crisi è stata questa, quindi Teramo ha uno scopo, adesso ci veniamo. Teramo, direttore. Giulianova, Atri, che sono gli ospedali Covid. A Teramo abbiamo una chirurgia Covid, una ginecologia Covid, abbiamo una pediatria Covid, abbiamo istituito dei posti in pronto soccorso che si chiama OBI Covid, cioè il paziente quando arriva a pronto soccorso, ci sono dei posti dedicati, noi lo stabilizziamo il paziente, verifichiamo le sue condizioni da un punto di vista generale e soprattutto polmonare, dopodiché a quel punto si decide se il paziente può essere mandato a casa con la terapia domiciliare oppure se deve essere ospedalizzato.
organizzato, e questa è una cosa importante. Per volontà del direttore, siamo uno dei pochi, delle poche ALS che ha istituito anche due posti di psichiatria Covid. Noi, la nostra psichiatria incide soltanto su Giulianova. C'era questa necessità, che può capitare il paziente che ha necessità, abbiamo creato anche questo. Quindi diciamo che la rete è una rete molto capillare, molto attenta. Devo ringraziare i medici, il dottor Marini e il dottor Delle Monache in particolare, ma tutto il personale, sì, che davvero sta facendo un lavoro pazzesco. Volevo integrare, sì, qualcosa sui numeri, direttore. Aggiungendo anche che abbiamo una cardiochirurgia Covid, abbiamo creato delle sale operatorie di cardiochirurgia Covid, perché può arrivare uno che ha un infarto ed essere positivo. Ma l'obiettivo fondamentale di questa scelta è che noi vogliamo lasciare due ospedali intatti, cioè senza, con reparti intatti, cioè Teramo e Santo Meno. Teramo è l'ospedale hub, l'ospedale dove vi sono tutte le specialità, neurochirurgia, cardiochirurgia e quindi oncologia. Anche perché molti cittadini non esiste solo il Covid, una chirurgia oncologica, no? E quindi perché non si ammala solo di Covid, quindi esatto. Vanno, cioè l'obiettivo è quello di preservare anche la possibilità a tutti i cittadini di essere curati. Diceva, per perché tutta... Santo Meno è strategica questa, e c'ha una sua logica questa scelta di non creare posti Covid lì? Strategica, non è strategica, innanzitutto Atri, perché ha fatto l'esperienza Covid. Vabbè. Giulianova è molto più vicino a Teramo, cioè abbiamo un collegamento diretto. Atri, Santo Meno resta un po' a confine con le Marche, evitiamo un po' di però anche per Santo Meno, nell'eventualità in cui, esatto, già il dottor, come hai detto, come è stato detto e come ha anticipato il dottor Brucchi, nell'eventualità in cui la situazione dovesse cominciare ad incrementare sempre di più, pure Santo Meno abbiamo già individuato delle aree ben definite in cui si andranno a collocare dei pazienti Covid, sempre perseverando, salvaguardando fin quando è possibile Teramo. Certo. Teramo, difatti, noi per salvaguardarlo abbiamo creato anche una chirurgia Covid, dove vanno i pazienti positivi che sono operati in neurochirurgia oppure in chirurgia generale, oppure in altre tipologie di interventi che necessitano di essere tenuti separati dagli altri. E ovviamente salvaguardando Teramo non significa salvaguardare Teramo e l'ospedale per l'importanza, ma perché c'ha una capacità di, come dire, di fuoco per curare tutte le malattie. Beh, che è indispensabile per tutta la provincia, ovviamente. È un ospedale che ha che è capace di curare tutte le, esatto, patologie, quindi certamente dobbiamo cercare in tutti i modi di tenerlo pulito. Ecco. Come stanno invece intervenendo le unità che vanno a casa, per i tanti, davvero tanti, che stanno a casa, no, sotto il controllo dell'ASA? Perché da qualche parte ho letto c'è stato qualche problema di qualche persona che addirittura è deceduta e si è sentita un po' abbandonata. Aspetta, c'è un caso che io l'ho letto perché lo ha pubblicato l'avvocato Giordano. Adesso quello va approfondito a parte, ecco. Perché è una persona che conosco. Sì, sì, però lì c'è una situazione con il medico di base, che il medico di base ha mandato anche una relazione alla ASL e mi è arrivata oggi. Quindi il caso è sotto esame. È sotto esame, sì, non solo, ma è sotto esame anche perché nel momento in cui è stato contattato il 118, io ho una relazione del responsabile, il dottor Santicchia. Mi ha fatto una reazione la ASL, in quel caso è intervenuto subito. No, dopo, dispiace che succede. Ma adesso non c'è il dottor Giordano, quindi non ne possiamo parlare. Però diciamo se è riuscito a intervenire. Scusa al dottor Giordano per quello che è accaduto, però noi siamo, io nel momento in cui ho letto quello che è accaduto, ho messo in atto tutta una serie di attività interne per verificare. Ecco, ma riusciamo a intervenire con tempestività come ASL? Ci stiamo provando in tutti i modi. Noi, ecco, lunedì inizieremo un'attività forte sul territorio. Stamattina sono venuti altri ulteriori 10 medici che andranno a incrementare gli USCA, portando da 5 unità a 7. Gli USCA sono le unità che vanno a casa, sì, vero? Sì, sono 6, adesso ne abbiamo costituite 6, un'altra a Montorio al Vomano per tutta l'alta valle del Vomano. Però tu sai benissimo che Montorio e l'alta valle del Vomano registra circa la parte di Isola, circa 700-800 casi. Il sindaco ha fatto l'aggiornamento 400, stasera, 369 positivi. 400, a me mi vengono 400. 400? Perché 400. Forse ha conteggiato anche gli altri che hanno fatto tamponi. Ma se mettiamo Montorio, l'alta valle del Vomano, la parte di Isola, arriviamo a 600-700 persone. Tu sono sai, sono 7 unità, e se uno va per esempio a Tottea, cioè non è facile dopo. Lo sappiamo, quanto il tempo territorio ci vuole. Non è un territorio lineare, abbiamo un territorio molto
particolare dalla montagna, tutta l'alta montagna, difficoltoso da raggiungerle per le strade. Sì, sì, assolutamente. E qui però stiamo mettendo in campo tutta questa task force, l'abbiamo incrementata. Tanti a casa, quindi. Sì, sì, le USCA sono passate da 5 a 6, stiamo incrementando di 2 medici per ogni USCA, quindi potenziandole. Vogliamo dargli anche, stiamo acquistando anche degli strumenti, degli ecografi portatili per verificare lo stato di salute in loco di queste persone che domiciliate. Inoltre inizieremo a utilizzare anche degli strumenti, una telemedicina, stiamo mettendo in campo pure questo, e soprattutto il potenziamento forte del contact center per tutto questo problema che c'è stato per i telefoni. Una risposta al telefono. Adesso arriveremo a 10 persone, collocheremo 10 persone e soprattutto potenzieremo notevolmente sia il tracciamento, sia la fase della sorveglianza attiva e soprattutto i tamponi. Per i tamponi stiamo prevedendo adesso, per i tamponi mi sono arrivate critiche, sì. Dice aspettiamo un po' troppo. Però adesso le voglio dire che dalla prossima settimana, oltre a Casalena, Teramo, che funzionerà 7 giorni su 7, sì. 6 giorni su 7, tranne la domenica, negli altri giorni abbiamo fatto dei punti di riferimento per i vari comuni dopo di riferimento, sì. Uno andrà a Tortoreto, un altro andrà all'autoporto di Roseto, sì. Un altro verrà messo ad Atri per tutta la Valfino, un altro alla zona del parcheggio di San Gabriele, un altro a Montorio e un altro a Cambri. Quindi, lì si faranno i famosi drive-in test. Li stiamo potenziando notevolmente, stanno mettendo in atto le ultime strutture, già da lunedì partiranno. Ecco. Questo quindi è davvero... stiamo intervenendo perché la sfida è il territorio, dobbiamo a tutti i costi evitare che meno persone arrivi in ospedale. Giustissimo. Una paura che raccolgo, e qui mi può venire in soccorso il dottor Brucchi perché ha avuto il coronavirus, no? È che quando si sta a casa, no, magari ci si misura, si usa il saturimetro, vero? Sì. Per vedere, e quindi io non parlo degli asintomatici che fondamentalmente stanno bene, ma quelli che hanno magari un po' di tosse, un po' di affanno, possono andare in paura e sentirsi magari abbandonati perché non arrivano subito. Dottor Brucchi, ecco, lei cosa pensava quando stava... Ma, insomma, io devo dire che misuravo la saturazione... Intanto c'è la tosse adesso, tutto a posto, sì. No, tutto a posto. misuravo la saturazione tutte le sere, devo dire che una sera che è scesa sotto 95, un po' mi sono preoccupato. Qual è il livello 95? No, diciamo 95, 90, però ecco, sotto 90 poi comincia a essere preoccupante. Bisogna preoccuparsi. 95, comunque deve stare sopra 95. Ora è chiaro che quello che diceva adesso il direttore di Giuseppe è importante, cioè il fatto di creare questo rapporto sia con l'utente e sia con il paziente che sta a casa, sia in entrata che in uscita, è questo sì. Quello che faremo, cioè nel senso che ci sarà la possibilità da parte dell'utente di chiamare e chiedere informazioni diciamo su quello che ritiene, diciamo quali sono i suoi dubbi, e dall'altra parte c'è la sorveglianza che noi faremo nei confronti del paziente che sta a casa e che non si deve sentire solo, perché la cosa diciamo più drammatica, critica è proprio questa. E poi c'è un altro progetto messo in campo, perché le cose che si stanno facendo sono davvero tante, è quella di mettere del personale, parlo dei pazienti ricoverati, che avranno la possibilità, quelli che stanno in condizioni buone, di poter colloquiare attraverso un tablet con personale psicologo, con delle psicologhe, quindi personale specializzato, di poter colloquiare con il parente a casa. Quindi daremo la possibilità anche, diciamo, tra l'ospedale, ovviamente, chiariamolo, che chiamerà il parente del paziente, e ci sarà la possibilità per allestire questo contatto. Esattamente, c'è la possibilità attraverso un tablet di parlare e di vedere il parente a casa. E psicologi che contatteranno i familiari ogni giorno. E quindi con degli psicologi che faranno questo lavoro. Questo è molto importante, ripeto, perché la solitudine è uno, diciamo, come dire, degli elementi che ha determinato tra l'altro anche tanti problemi e tanti danni anche a livello psicologico. Una sì. dei problemi, anche dei postumi che il Covid lascia, ora a parte il fatto che non senti più sapore e gli odori come capita a me, che ancora non l'ho ripreso totalmente. Ancora adesso? Sì, ancora adesso.
è migliorato, ma ancora adesso, e anche quello dell'aspetto psicologico. Ci sono tanti medici e colleghi che hanno avuto il Covid e che poi non si sono ancora ripresi bene, soprattutto da un punto di vista psicologico, certo. Perché magari il fatto di stare molto male e di, tra virgolette, come dire, stare sulla soglia, no, tra la vita e la morte, ha determinato dei problemi. Io voglio dire che, insomma, si sta facendo veramente un grande lavoro, e io questo lavoro in parte l'ho trovato quando sono arrivato, e poi ripeto, io mi sto occupando principalmente degli ospedali, però insomma, ecco, ritengo che Teramo è uno di quei territori. Poi è chiaro che i problemi ci sono, insomma, c'è chi magari, voglio dire, magari si lamenta perché c'è, però questo può capitare, i numeri sono davvero grandi. Sì, questo è. E sui numeri voglio tornare, ci abbiamo ancora un minuto e venti prima della prima pubblicità. Adesso quanti posti avete attivato? Quanti posti Covid ci sono? Lei ha parlato di 200... Ah, intanto c'è un messaggio, scusate. Ma da noi è prevista la terapia con il plasma iperimmune, nonché un protocollo attivo per la donazione dello stesso? Sì, l'abbiamo fatto anche dei nostri pazienti, sia nella prima fase, la stiamo facendo anche nella seconda fase, nonché... Anche per un protocollo per la donazione se ne occupa la dottoressa Luci Pressanti, che è la responsabile, sì, del centro trasfusionale dell'ASL di Teramo. Tra l'altro diciamo pure che fra giorni entrerà in funzione anche il nostro laboratorio Covid, dove faremo anche noi. Ah sì, ce lo disse pure l'altra volta. Insieme al ZS inizieremo a fare tamponi molecolari. Per fare tutti i dipendenti. Ai dipendenti, vero? Per i ricoverati. Così sgraviamo un po' l'Istituto Zooprofilattico, sì, che mandiamo circa 1500 tamponi al giorno noi allo Zooprofilattico in questo momento. E soprattutto l'altra novità importante, ecco, una delle tematiche più importanti di oggi è il problema della scuola. Sì. E per il problema della scuola... Adesso lo accenniamo, ne parliamo dopo, prego. Il problema della scuola noi metteremo in campo anche, stiamo adesso da lunedì, due numeri dedicati sia per i presidi, che potranno contattare queste persone, sì, della ASL, che risponderanno tutti i giorni, e sia un numero dedicato per i sindaci e per inerenti il problema scuola. Capire cosa bisogna fare, bisogna fare, perché ecco, la scuola sta diventando anche un problema, perché anche nell'ambito delle scuole sono tanti contagiati. Anche perché, e poi andiamo in pubblicità, anche oggi, quando la Regione ci manda i numeri, no, dei contagi, da un po' di tempo si è preso a distinguere i positivi di età inferiore a 19 anni, diciamo, tolti i piccolissimi, sono quelli di età scolare, noi siamo quasi sempre al primo posto purtroppo, oggi 36 in provincia di Teramo, e quindi va in effetti seguito con attenzione. Va monitorato bene. Sì, vi posso chiedere di pazientare, torniamo subito con i numeri. Stavo parlando di quanti posti letto sono stati attivati e quanti magari se ne dovranno questo attivare. Questo ne può parlare il dottor Brucchi. Tra un po'. Ha fatto il report. Lui adesso si è dedicato completamente a questo e deve lavorare su questo. Seguire bene quello. Allora, tra pochissimo andiamo in pubblicità, diamo la linea al Duca d'Atria, Gianluca Liezzoni, che questa sera è il nostro regista. Breve pausa pubblicitaria e poi torniamo insieme. Eccoci qua, allora tra poco andremo subito a sentire i nuovi ospiti, però è rimasta una domanda appesa al dottor Brucchi, e cioè il numero, quanti posti letto riusciamo a creare posti Covid, perché lo dicevamo prima, no? I numeri crescono, per fortuna, questo per fortuna tra virgolette, perché poi chi sta in ospedale soffre, sta soffrendo, però per fortuna in percentuale non ne vanno tanti in ospedale, ancor meno in terapia intensiva, però ci sono. Ecco, come siamo messi a posti letto? Da questa ricognizione che ha fatto. In questo momento noi possiamo arrivare anche a 240 posti letto che dobbiamo attivare. Dico che dobbiamo attivare perché? Perché da un punto di vista strutturale possiamo anche crescere di più sul numero che ho detto. Il tema è però che dentro i posti letto ci vanno i pazienti, ma poi insieme ai pazienti ci vanno i medici e gli infermieri. Esatto. E quindi se anche strutturalmente abbiamo questa possibilità, poi li dobbiamo attivare gradualmente, perché dobbiamo reperire medici ed infermieri per poterlo aprire. Però intanto da un punto di vista strutturale, che non è come aprire un reparto, perché bisogna fare lo spogliatoio, i percorsi dove sì, quello pulito, quello sporco, puliti, dove certo, si cambia, quindi è complicato. Lì stiamo a, diciamo,
stiamo andando molto bene e ripeto, lunedì presenterò al direttore diciamo, il piano realizzato. Anche poi, grazie al lavoro dell'ufficio tecnico. Assolutamente, che ha fatto un ottimo lavoro e devo dire che abbiamo anche ottimi professionisti. Poi è chiaro che però a questo bisogna aggiungere il personale medico e infermieristico che non è facile reperire. E tra l'altro un discorso, come dire, un ruolo importante lo giocano, e prima en passant lo ha detto anche il direttore generale di Giosia, sia i medici di base che anche i sindaci che si devono relazionare con l'ASL, come detto, soprattutto per le scuole, ma non solo per le scuole. E noi abbiamo in rappresentanza dei medici di base e dei sindaci, eccoli qui gli ospiti, il dottor Siriano Cordoni, che lo vedete al centro, che è un medico di base, un medico di famiglia, e il sindaco sulla destra invece, il sindaco di Bellante, Giovanni Melchiorre. Posso, cioè, i medici di subito, famiglia... ha subito una domanda per Cordoni. No, io non ho il dottor domanda, Bruch. Io ho una, più che altro una richiesta e una richiesta di aiuto e di coinvolgimento maggiore dei medici di famiglia. Loro giocano un ruolo, ma questo Siriano lo sa bene, il medico di famiglia gioca un ruolo importante sul territorio e noi abbiamo bisogno del loro aiuto, tant'è che lunedì, Siriano lo sa, ci vedremo alle 18.30, ovviamente ci vedremo così in maniera figurativa, ma ci sentiremo perché dobbiamo mettere in campo tutta una serie di attività perché davvero i medici di famiglia siano al suo sono, ma vogliamo che lo siano ancora di più a fianco dell'AS. Allora, partiamo dal dottor Cordoni, poi andiamo subito dal sindaco di Bellante Melchiorre. Siriano Cordoni, allora, questo ruolo così importante dei medici di base, lei ha già detto, state quasi scoppiando, no, pure voi, vero, con le richieste dei vostri assistiti. Beh sì, intanto un saluto caloroso a Maurizio, a cui faccio il mio più caloroso in bocca al lupo, perché conosco la sua pragmaticità, la sua capacità concreta di risolvere i problemi. A fianco a questo, ma vedo già che la nuova mano si vede, e ci vuole la collaborazione, noi chiediamo collaborazione con la ASL, in modo da poter rendere sempre più efficace la nostra azione sul territorio. Come medici di base, già nella tua trasmissione, già l'ho detto a chiare note, una delle problematiche più grandi che noi abbiamo è l'enorme burocrazia a cui siamo oberati. E se in periodi normali la burocrazia non ci faceva paura, è chiaro che in questo momento ci toglie fiato, respiro, per poter dedicare tempo e passione e la nostra professionalità nei confronti dei pazienti. Quindi l'appello più grosso che faccio, mettiamoci insieme, togliamo la burocrazia, togliamo tutte quelle scartoffie che siamo costretti a scrivere a penna, a fotocopiare, a digitalizzare, a trasformare in JPG, in PDF, in modo da avere più tempo da dedicare ai colloqui telefonici, ai colloqui personali, alle visite e a tutto il resto che è il compito principale dei medici di base. Ecco, sentiamo subito altro... perché dottore, l'anticipo subito che stiamo mettendo in atto, forse già la prossima settimana metteremo a vostra disposizione, per evitare, come dicevi tu, tutta una serie di carte quando si richiedono pure i tamponi, un sistema a regime in cui voi direttamente fate richiesta su un programma che vi verrà messo a disposizione. Lo stiamo già tastando su 15 medici di base oggi, già lo stanno lavorando, in cui vengono inseriti tutte le richieste di tampone, automaticamente vanno a sistema, automaticamente vanno chiamate le famiglie per poter effettuare il tampone in tempi rapidi. La settimana prossima? Già lo stanno provando, ecco, però devo ringraziare i medici perché già alcuni si sono messi a disposizione, stanno facendo pure, come ben sapete, i tamponi loro stessi. Sì. Sono messi a disposizione in alcune zone. Sì, a fare tamponi. In quindi, un drive-in test con i medici di famiglia. Si è aperto un nuovo mondo con la medicina di base e noi lo dobbiamo coltivare. Abbiamo fatto anche una commissione interna, purtroppo adesso non possiamo lavorare perché siamo in questa situazione per incrementare la fidelizzazione tra ospedale e territorio. Allora, poi se abbiamo volevo aggiungere un attimo solo, Cordoni, un attimo solo, dottor Cordoni, mi faccia fare magari una richiesta da parte del dottor Melchiorre, del sindaco Melchiorre, così come ha fatto lei, no? E subito ha dato risposta, magari un sindaco ha qualche altra richiesta per i vertici della ASL, magari
rispetto ai tamponi. Io qualche giorno fa ho fatto un'intervista al sindaco di Bellante Melchiorre e anche sulla tempestività dei tamponi forse qualche richiesta ce l'avete come sindaci, vero Melchiorre, avvocato Melchiorre, prego. Sì, innanzitutto buonasera a tutti, buonasera al dottor Cordoni, vecchio amico, al dottor Brucchi che ritrovo in veste di responsabilità, ma lui insomma nelle emergenze è abituato a lavorare perché lo ha vissuto da sindaco, ha vissuto tante emergenze da sindaco, quindi sì. Gli faccio i migliori auguri per questo nuovo incarico. Chiedo scusa sindaco, abbiamo un ritorno come un eco qui in studio, non so se dipende da noi o dal sindaco, comunque. Prego, prego, sindaco Melchiorre. Mi sentite? Sì, adesso meglio, prego. Ecco, dicevo, faccio i migliori auguri al dottor Brucchi per quanto riguarda il nuovo incarico che ha assunto. E saluto anche il direttore di Giosia. Guardi, le richieste dei sindaci sono poche in realtà, ma scusa, penso sindaco, che siano importanti. Sindaco Melchiorre, può vedere se ha forse il volume alto del suo ritorno, però se ha le cuffie non dovrebbe essere, perché qui ho le cuffie adesso. Intanto chiedo in regia se questa eco la sentono anche a casa, se esce. Si sente, vero? Eh sì, in regia. Comunque, si sente malissimo. Sì, si sente così male. Mi sentite? C'è sempre l'eco. Provi, provi. Aspettate un po'. Pronto? Va un po' meglio, proviamo. Se va un po' meglio proviamo così senza auricolare, va bene? Ma c'è sempre un eco. Prova meglio. Sì, prova meglio. Intanto, ha fatto gli auguri al dottor Brucchi, prego. Allora, dicevo che le richieste dei sindaci sono poche, però penso che siano importanti perché noi naturalmente ci troviamo tutti i giorni a gestire tante richieste da parte dei cittadini che in mancanza di risposte da parte delle autorità che sono preposte alla gestione di questa emergenza, naturalmente non trovano altro da fare, ma giustamente direi, che chiamare il sindaco. Quali mancate risposte, sindaco? Purtroppo la sentiamo un po' con difficoltà. Mi riferisco in particolare in questo momento alla difficoltà di fare i tamponi in maniera assolutamente tempestiva. Posso continuare? Sì, sì. Quindi lei chiede più tamponi e in maniera veloce. Sì, devo dire che la ASL, io non posso avere rimostranze nei confronti dell'ASL perché si sono messi sempre, tutte le persone con cui ho avuto a che fare con la ASL, si sono messe sempre a disposizione e devo dire che sono stati sempre pronti a venire incontro alle nostre richieste, parlo anche a nome di altri sindaci. Sì. Però è evidente che in questo momento c'è un momento di difficoltà dovuto anche all'incremento di questi contagi, ma come diceva anche il dottor Cordoni e il dottor Di Giosia prima, nell'incontro tra diciamo così, le esigenze di tutte le categorie impegnate nella gestione di questa emergenza, io ritengo che si possano trovare le migliori soluzioni per andare avanti. Sì. Allora, sentiamo intanto sui tamponi. Intanto di fare più tamponi. Guarda, io vedo che sul territorio sui tamponi si sta facendo un grande sforzo, è chiaro che le necessità e le esigenze sono magari molti di più, ma già adesso con quello che ha, diciamo, prima detto il dottor Di Giosia, il sì. Fatto che verranno attivati tutti questi drive-in test, permetterà al territorio di essere molto più, come dire, diciamo, ci saranno molte più occasioni e possibilità. Poi comunque si fanno anche delle attività dietro segnalazione dei sindaci, per esempio nel pomeriggio sì. Di oggi ci trovavamo nella zona Zampitto con il nostro Basciano, sistema, sì, Basciano, con il nostro sistema, diciamo con l'ambulanza, quindi per fare un'attività anche in maniera un po' diversa, a fare 100 tamponi, per cui quando c'è un'esigenza e si riesce a riunire un numero congruo di tamponi, il dottor Pinto riesce ad organizzare anche delle attività, la demanda, per cui diciamo dico al sindaco che noi siamo disponibili. Se ci si organizza, è ovvio, sì. se si mette d'accordo con l'ufficio tamponi, loro tutti i sindaci hanno i numeri sia del dottor Profeta che del dottor Pinto, che sono gli uomini di riferimento per il territorio. Basta contattarli, concordano un sistema di
di collaborazione in cui il sindaco fa un elenco di, lo abbiamo fatto a Montoro, l'abbiamo fatto ad Isola, l'abbiamo fatto in tutti i posti, ecco, l'abbiamo fatto a Castellalto, cioè dove si vede un'esigenza l'ALS ci sta sempre, ecco. Sì. Anche tra mille difficoltà, perché non è facile organizzare anche squadre che fanno i tamburi, ci vorrebbe un esercito, io lo ripeto questo, cioè non è, noi il personale che abbiamo è quello lì, e con quello dobbiamo fare i conti per... Però cerchiamo in tutti i modi, stiamo cercando veramente in tutti i modi di andare, abbiamo anche assunto personale ad hoc per fare questa attività. Ecco. Sì. Mi rivolgo al dottor Cordoni, perché prima, come diceva il direttore di Giosia, i medici di famiglia, io l'ho constatato andando a fare il servizio proprio a Castellalto, no? Nei pressi della palestra comunale, c'era uno dei medici di famiglia. Il dottor Strusi. Esatto, il dottor Strusi. Che era lì lui proprio con una sua collaboratrice a prendere a fare i tamponi, insomma, a tutti i cittadini col sistema delle auto, il drive-in test. Ecco, questo, dottor Cordoni, quindi è possibile farlo? Lei mi diceva ci sono difficoltà a farlo nei nostri ambulatori, ovviamente, però voi siete pronti a farlo invece in questa formula, vero? Di questo devo ringraziare già il direttore generale, perché la scorsa settimana ci ha proprio ricevuto e abbiamo comunicato la nostra disponibilità totale a fare i tamponi. Diciamo di non poterli fare nei nostri ambulatori per delle ovvie banali motivazioni, no? Mentre si risponde al telefono, mentre si sta lì a dover misurare la pressione, a visitare un addome, diventa impossibile poter fare anche il tampone. Quindi siamo disponibili a farli completamente, totalmente, organizzandoci come abbiamo dialogato in maniera proficua con il direttore generale la scorsa settimana, nelle strutture messe a nostra disposizione dalla ASL, che siano facilmente sanificabili a fine del turno con gli opportuni DPI per proteggere noi e gli infermieri che ci daranno sicuramente una collaborazione. In questa maniera noi siamo totalmente disponibili a organizzarci e a metterci a disposizione a organizzare i turni. Io l'abbiamo già detto al direttore, lo ringrazio ancora una volta calorosamente della disponibilità avuta. Quando è venuto il dottor Cordone, lui, ecco, lo ha detto bene adesso che si sono messi completamente a disposizione. Secondo me, a mio modo, è fondamentale in questo momento l'intervento dei medici di base, soprattutto non solo per fare tamponi oppure per aiutarci a gestire i pazienti, ma soprattutto anche per come sorveglianza attiva dei propri pazienti. Sì. Ci rendiamo conto se ogni medico si cura una fetta del proprio personale positivo e si interseca costantemente con i medici della ASL ospedalieri, con i medici dell'EUSCA, perché è fondamentale creare anche un protocollo di cura comune per tutti. Noi difatti la nostra ASL con l'ASL di Pescara, con il dottor Parruti, abbiamo creato un protocollo unico di cura tra i pazienti Covid di Teramo con quelli di Pescara, faremo le stesse cure con le stesse tipologie, di conseguenza è importante anche implementare questo sistema con i medici di base per dire che tipo di terapia fare, che quando uno sta a casa, come e quando intervenire. Questo è fondamentale. Dottor Cordoni, è possibile questo o già avviene questo? No, già avviene. Sempre con il dialogo che abbiamo avuto col direttore, di questo problema ne abbiamo parlato. Una delle difficoltà maggiori nostre è stata quella di poterci rapportare con la ASL, avendo a disposizione la stessa linea telefonica che utilizzano i pazienti. Noi abbiamo chiesto una linea telefonica dedicata in modo da poter parlare per voi direttamente. I numeri saranno dedicati e ci sarà il dottor Greco che appunto seguirà direttamente, farà da supporto per loro. Sì, sì. Non ne avevo il minimo dubbio, perché il direttore ce l'aveva promesso e nel giro di una settimana l'ha portato avanti. E lo ringrazio a nome di tutti i medici e i colleghi teramani. Grazie, perché questa è la collaborazione che noi vogliamo con la ASL, perché poterci rapportare con loro in maniera sintetica significa dare delle risposte immediate ai nostri pazienti. Tenete presente che con i nostri pazienti dialoghiamo non solo per via telefonica, ma anche per WhatsApp e per mail. Questo ci ha amplificato il numero dei contatti. Quando alla fine di una giornata un paziente ci comunica 3, 4, 5 volte al giorno la temperatura, la saturometria, stiamo facendo un'operazione straordinaria di monitoraggio dei singoli pazienti. Questa è la cosa di cui siamo orgogliosi, di poter dare
la nostra professionalità a fianco della ASL e a fianco dei pazienti. Dottor Cordoni, una curiosità, i suoi assistiti qualche volta lamentano di essere un po', come dire, non dico abbandonati, ma comunque di non avere tante attenzioni. Le succede di raccogliere queste, io dico, quelli che stanno a casa e che sono positivi a casa? È chiaro che ogni paziente appena telefona vorrebbe avere la risposta immediata nello stesso momento, Certo. ma l'ho detto anche l'altro giorno in trasmissione. È chiaro, se arrivano 20 telefonate al giorno un conto, se ne arrivano 100 un altro paio di maniche, no? È chiaro che possono trovare la linea occupata, ma se sono una linea occupata significa che stiamo rispondendo. Normalmente abbiamo attiva la linea telefonica del cellulare, la linea telefonica urbana, il WhatsApp, la mail, in contemporanea riusciamo a seguire un certo numero di pazienti e io penso che loro ci siano grati e stiano capendo l'enorme sforzo e l'enorme lavoro che stiamo producendo per la loro salute. Bene, intanto dico al sindaco di Bellante, possiamo provare magari ad abbassare totalmente il volume del suo cellulare, credo che stia facendo con il cellulare, il volume che è lì sulla destra, adesso non so che modello è, magari è quello che fa ritornare la voce e quella sorta di eco un po' fastidioso. Però torniamo intanto prima, stavamo dicendo delle scuole, così poi sentiremo magari la situazione a Bellante delle scuole. Questo è un altro argomento molto importante, ieri è stata chiusa la Noi Lucidi a Teramo per E i casi stasera che si sono verranno chiuse due sviluppati. scuole a Pineto, Stasera quindi. due scuole a Pineto, ecco. Questo è un altro aspetto che dovete seguire con grande attenzione, vero? Certo, dobbiamo seguirlo. Il dottor Profeta, abbiamo diramato anche delle linee guida che hanno sollevato un qualche diatriba con la scuola, perché Perché, direttore? su alcune interpretazioni di come effettuare, noi vogliamo, ci battiamo affinché si crei questa sinergia Sì. tra ASL, scuola e sindaci, dove ognuno si vada ad assumere le proprie responsabilità, anche perché c'è stato tutto un marasma creato dai tamponi fatti dai laboratori privati. È ovvio Lì ne che veniamo a capo, riusciamo speriamo che se ne deviamo a a capo. metterli in rete, Noi insomma. in questa nota che abbiamo trasmesso si diceva appunto che nel momento in cui vi è un responso di un laboratorio privato, innanzitutto prende tutte le precauzioni. Dopodiché la ASI in 24 ore deve intervenire e vedere la situazione, di effettuare proprio il tampone molecolare vero e proprio per vedere la situazione, per poi decidere il da farsi, i provvedimenti da Certo, per adottare. Cioè, prendere. la scuola in questo momento va attenzionata particolarmente, perché è ovvio che nel momento in cui chiude una scuola si hanno ripercussioni anche in altre scuole, perché può essere che insegnanti che risultano positivi in una scuola abbiano figli che vanno in un'altra scuola. Quindi si innesca tutto un meccanismo complesso di tracciamento che comporta anche difficoltà. Teniamo pure presente anche i trasporti, ciò che è stato, che cosa è avvenuto con i Come trasporti. no? Come no? Purtroppo i mezzi sono quelli, la scuola era aperta, i studenti vi erano degli accumuli nei Sì. trasporti. Però se noi, come ripeto, perché questa è la linea fondamentale, tu hai detto all'inizio quando abbiamo aperto, hai aperto la edizione di questa sera, che oggi l'unico vaccino è la mascherina. Se usiamo la mascherina, se usiamo il distanziamento, cerchiamo, guarda, è una lotta, lo possiamo Sì. Che la possiamo vincere, la vincere. possiamo vincere, sì. Sì. E adesso la dobbiamo proprio vincere, perché ci dobbiamo impegnare tutti a responsabilizzarci in questo senso, Sono d'accordo. evitando di fare assembramenti, evitando, questo sacrificio alla fine ci ripagherà per il E futuro. chissà che non arrivino ulteriori misure in questo senso, magari zone rosse o chissà cos'altro. Torniamo dal sindaco di Bellante, da Giovanni Melchiorre, per capire intanto la situazione delle scuole a Bellante e il numero dei positivi. Ce l'abbiamo il sindaco? Sì, lo vedo in regia. Sindaco, allora intanto il totale dei Sì. positivi. Allora, al momento non so se mi sentite meglio adesso. Leggermente meglio. Ecco, allora al momento a Bellante abbiamo circa 100 positivi. Gli ultimi 6 mi sono stati comunicati oggi. Di questi 4 sono ospedalizzati e purtroppo dall'inizio di questa emergenza abbiamo avuto anche 2 deceduti. Devo dire che molti di questi positivi attualmente vengono fuori dal focolaio che si è sviluppato appunto nella scuola primaria del capoluogo
che come sapete è stata chiusa immediatamente ed è stata riaperta soltanto nella giornata di ieri dopo un lungo tracciamento che è stato fatto, in questo caso grazie davvero all'ASL che si è messa immediatamente a disposizione, anche a Bellante, come sapete, abbiamo fatto tantissimi tamponi con la modalità del drive test. Diciamo che io, insomma, mi sono sentito molto sostenuto in questa fase da parte dell'ASL. Quello che io dicevo prima è che probabilmente in questo momento, al di fuori del tema delle scuole, qualche ritardo si è accumulato, ma ben vengano le iniziative che sono state prese negli ultimi giorni per dislocare in più parti del territorio provinciale, i luoghi di esecuzione dei tamponi in maniera tale che, la gente non sarà più costretta ad andare in contrada casalena e fare, anche ore di fila. Dopodiché io ho visto una grande partecipazione anche da parte di partecipazione anche emotiva da parte del personale della ASL che va in giro per i territori a fare tamponi, e questo depone sicuramente a favore di di un ente che in questo momento è sotto stress, ma sta cercando di reggere al meglio la gestione di questa emergenza. Bene, grazie sindaco. Il sindaco Brucchi ha anche dei dati, vero? Che sono particolari. Io ho dato un'occhiata perché ci ha inviato dei grafici. Possiamo dire che cosa sono, dottor Brucchi? Non No, sono dei grafici che so se l'ho chiamata vengono sindaco prima. sviluppati L'ho all'interno. chiamata sindaco poco fa, vabbè, mi No, scuso. non è un problema. Sono dei Vabbè, dati quando uno è che stato sindaco vengono resta sempre sviluppati sindaco. all'interno della nostra azienda da una professionista, una professoressa che si occupa appunto di dati statistici. E questo. L'epidemiologica, che noi siamo convenzionati con l'Università dell'Aquila, con questa dottoressa Altobelli, che l'abbiamo. Prima aveva altri ruoli all'interno dell'azienda, adesso lo deve dedicarsi A completamente questo. a fare questi Ci studi, dicono ecco. qualcosa Ma insomma, ci dicono un po' ci quello che aprono una poi speranza? oggi si è visto anche, si sta vedendo anche a livello nazionale, come vedete ora, a parte i vari colori che sono le fasce di età, però si vede che comunque la curva negli ultimi giorni tende un po' a scendere. Ora Cioè, non è. quelli sono i casi, cosa sono questo? Cosa rappresenta? I Quindi sono casi, sì, distinti i casi positivi, i casi per età. positivi divisi per età. Come vedete, nell'ultima parte, negli ultimi giorni, la curva tende un po' a scendere. Ora il calo non è significativo, però comunque è un andamento, questo stesso andamento che si sta riscontrando anche a livello nazionale, anche per esempio in Lombardia, che è frutto, l'avete detto voi, delle misure che sono state Quindi messe in qualche atto. piccolo frutto lo Qualche comincia a piccolo segnale si produrre. vede, La dovresti questo far vedere quel grafico che ce ne prende il abbiamo altri. picco, no, il Ci... picco Che della, adesso no, li il vediamo. picco della Gianluca, seconda fase. vediamo gli altri grafici. Eccolo qui, questo Non è ci deve fare significativo. abbassare la guardia. Ora, se guardiamo questo grafico, questo parte da marzo 2020, quindi la prima epidemia è Quindi in quella. fondo ci sono le date, Sì, vero? In la basso. prima epidemia è quella montagnetta lì e Sì, a vedete il sinistra. numero, questo parliamo del territorio della nostra Certo, ASL, certo. diciamo, i casi sono quelli che vedete A lì, sinistra. all'incirca Adesso mi parliamo alzo a di lei. 20.000. Se poi guardate quello che è Sì, successo, che quindi queste succede. di qua sono le quantità? Sì, esattamente. Quindi Ok. sono, la montagna rappresenta i casi di pazienti positivi al Covid. Sì. Se poi andiamo avanti, vedete che a maggio il Niente, discorso è un po' quasi si finito, azzera. si azzera quasi. Guardate che con Ricresce ad la agosto un riapertura po'. delle scuole, ora questo non vuol dire che la colpa è delle scuole, però con la riapertura delle scuole il picco è salito. Guardate la differenza Quindi si di. arriva a 70-80 sono i casi. Esattamente, guardate come, ma anche se uno adesso non vuole analizzare i numeri, però basta guardare la differenza in termini proprio Dell'andamento. dell'andamento, vedete che adesso i numeri sono 3-4 volte superiori a Sì. quelli che c'erano a marzo. Quindi diciamo, è un'epidemia in questo momento totalmente diversa rispetto a quella che abbiamo avuto a marzo, con numeri molto più alti, ma questo è abbastanza evidente e questo grafico lo fa vedere in maniera molto chiara. Poi c'è un altro grafico che invece parla Vediamo anche da. cos'altro c'è. Ma questo più o meno, questa è la differenza fra uomini e donne, non c'è differenza fra uomini e Infatti vanno di donne, pari passo, perché in vero? una prima fase si Si diceva che diceva c'era una. più gli uomini, no? Che Esattamente, si colpisse. è dimostrato adesso, Di così a no. livello nazionale, ma anche nel nostro territorio, che differenza non c'è, Vediamo e lo l'altro. dicono anche gli altri Ci dica grafici. lei, dottor Brucchi, dove ci dobbiamo Sì, fermare? vabbè, ma questo dice la stessa cosa anche sui tamponi. Vedete, tamponi positivi per sesso sono più o meno gli Gli stessi. stessi. Quindi questo, diciamo, dimostra quello Vediamo cos'altro ci ha che è stato mandato. detto. Questo è un dato importante. Vedete, si parla tanto dei tamponi e si dice che magari Questo qualcuno è si giorni di lamenta, ritardo c'è da qualche tampone a ritardo. esito. Esattamente, se poi vedete,
la colonnina più alta è quella del primo giorno. Sì. Quelli sono, diciamo, i risultati dei i giorni di ritardo dal tampone effettuato alla risposta. Come vedete, la nostra azienda sta già al terzo giorno, al quarto giorno non c'è già quasi più niente, sì. Vedete? Al quarto giorno praticamente la colonnina si quasi azzera, quinto, sì, sesto giorno e poi sparisce. Questo quindi vuol diciamo dire che le vostre performance sono migliorate. Sono buone. È chiaro che poi c'è anche quello che arriva a sesto. Dobbiamo migliorare ancora di più. Certo. Noi dobbiamo migliorare. Questo, dove di sicuro? Dove dobbiamo migliorare? Nel star vicino al paziente, che è a casa. Far sentire il paziente in ospedale sono tranquillo, d'accordo. Questo lo voglio, lo pretendo, non è che lo sto mettendo in campo tutte le forze. Dice che lo facciano gli ospedalieri o i medici di famiglia. Noi mettiamo in campo delle forze che fanno 10 persone che fanno sorveglianza attiva da lunedì a Contrada Casalena. Oggi abbiamo finito di installare le postazioni. Questi sono quelli che telefoneranno a casa per sentire come si stanno a casa i pazienti, in che condizioni stanno e per far sentire la presenza di un. Secondo lei riescono a farli in un giorno a sentirli tutti? Speriamo, sono questo 10 persone l'ideale. E ci dobbiamo provare. Io ho messo 10 unità di personale con due medici e abbiamo utilizzato per far questo anche i ragazzi della scuola infermieri, quindi tutti i ragazzi che hanno la voglia di dare una mano veramente per fare questo. Dobbiamo migliorare la sorveglianza, dobbiamo migliorare soprattutto nel contatto, come possiamo dire, di far sentire i vicini, quelli che stanno in ospedale con i familiari, sì. E soprattutto dobbiamo migliorare e dare una risposta veloce per chi ha fatto il tampone, perché si trova in uno stato d'ansia, sì. Però mettendo sempre come punto di riferimento che il tampone non è il vaccino. Perché uno può essere negativo oggi, ma può essere positivo domani. Questo è vero. Allora, ci fermiamo un attimo, l'ultima interruzione pubblicitaria, e torniamo subito insieme con gli ospiti in studio e anche con gli ospiti collegati dall'esterno. A tra poco. Eccoci di nuovo insieme, ancora 20 minuti con i nostri ospiti. Andiamo a leggere un messaggio. Gianluca dalla regia mi diceva che c'era un messaggio, vediamo se qualche sollecitazione per i nostri ospiti o qualche considerazione. Non ha senso che il paziente debba disturbare continuamente il medico per avere l'esito del tampone, come del resto il medico dovrebbe avere un report dei positivi periodico ed automatico. Non ha senso fare una ricetta elettronica che poi devo stampare. Forse non ha senso che lo specialista mi prescriva qualcosa che poi deve essere oggetto di nuova ricetta del medico di base e così via. No. Però a me non risulta, io non so cosa si riferisca la telespettatrice. O il telespettatore, non sappiamo. O il telespettatore. Oggi i medici fanno pure le ricette telematiche. Sì. So che a me non risulta, forse sarà qualche farmaco particolare dove c'è bisogno di quello che dice il telespettatore o la telespettatrice. Però io non ho capito bene. Neanche io, sono sincero. No, io ho capito, nel senso, prego, soprattutto nella fase in cui parla del tampone, siccome a volte l'ansia di avere, sì, la risposta, l'esito, la risposta, dice, il dovrebbe essere il medico direttamente. Dice, è ovvio che siccome la ASL dà la risposta al medico, adesso invece vogliamo fare pure un sistema che con un SMS, nel momento in cui l'istituto zooprofilattico, difatti oggi i nostri informati sono andati in istituto zooprofilattico a verificare la possibilità di trasmettere immediatamente un SMS anche al paziente nel momento in cui si sappia l'esito del tampone, in maniera tale che non debba disturbare il medico attribuendo un codice per motivi di privacy. Sì, ok, mi dice Gianluca Ezzoni che forse ci ha raggiunto il sindaco di Teramo, se ho capito bene, vero? Eccolo qui, sì, è Gianguido Alberto. Buonasera sindaco. Buonasera a tutti. Buonasera, ecco, lo sentiamo. Allora, sì, ci eravamo sentiti oggi se poteva il sindaco dare un contributo alla nostra trasmissione, così lo accogliamo volentieri. Prima abbiamo chiesto al sindaco di Bellante Melchiorre, no, di fare delle domande ai vertici della ASL. Sentiamo intanto il sindaco Gianguido Alberto se ha qualche richiesta da fare, se funziona tutto bene, se invece c'è qualche cosa, se c'è da fare una tiratina all'orecchio, non so, come rappresentante anche dei sindaci, visto che il presidente regionale dell'ANCI. D'Alberto, prego. Sì, intanto un saluto Rino e un saluto ai due Maurizi, Maurizio al direttore di Giosia e al direttore sanitario Brucchi. Ma guarda, ci sentiamo praticamente quotidianamente, insomma, quindi delle richieste
particolari rispetto a quello che pubblicamente stiamo cercando di rappresentare con la comunicazione congiunta in questo momento così, così difficile, non ce ne sono. Insomma, questo è un momento particolare, sicuramente il momento decisivo, insomma, della capacità che come istituzioni noi riusciremo a mettere in campo congiuntamente alle istituzioni sanitarie, all'autorità sanitaria locale come ASL, per dare una risposta efficace a questo obiettivo di arginare la diffusione del virus che purtroppo in questi giorni continua a far registrare un incremento esponenziale dei casi. Oggi a Città di Teramo, insomma, la comunicazione della ASL, insomma, ha riguardato come nuovi casi positivi oltre 60 Sì, 63. positivi, insomma, voglio dire, forse il dato più alto dall'inizio della pandemia. Poi si oscilla ovviamente di giorno in giorno, ma il trend è questo. E poi in questo momento, sia con Maurizio Brucchi che con Prezio di Giosia, stiamo lavorando per concentrare i nostri sforzi sulla tenuta delle scuole. Delle scuole, sì. Il vero tema del momento è questo. Insomma, uno sforzo enorme che la ASL sta facendo meritoriamente insieme ai sindaci, al Comitato Ristretto dei Sindaci, per cercare anche di risolvere alcuni problemi dovuti all'applicazione di un protocollo che, quando è stato scritto in agosto, evidentemente non teneva in considerazione quello che poi purtroppo si è verificato, quindi l'incremento esponenziale del numero dei contagi e quindi una tenuta difficile della continuità delle scuole in presenza. La ASL di Teramo è stata l'unica che si è posto un tema risolvendo, che noi sindaci stiamo ponendo da settimane, cioè la necessità assolutamente di mettere in sicurezza immediatamente i nostri ragazzi, anche nell'ipotesi di tampone positivo derivante da un test del laboratorio privato. Sappiamo purtroppo, ed è una grave lacuna, che spero la Regione colmi presto. Ieri abbiamo sentito il dottor Caracciolo in un incontro con il tavolo scolastico regionale, la messa a sistema dei laboratori privati, dei test dei laboratori privati con il sistema pubblico. Sfuggono tanti casi positivi e, con particolare riferimento alle scuole, ci sono delle situazioni che non consentono l'attivazione dei protocolli. Ecco perché l'ASL e i sindaci stanno chiedendo ai dirigenti scolastici di attivare immediatamente, precauzionalmente, la sospensione dell'attività didattica in presenza in ogni ipotesi in cui vengano a conoscenza di un caso positivo all'interno delle scuole. Questa scelta dell'ASL meritoria, oggi stiamo cercando di trasformarla in una decisione regionale. Abbiamo scritto oggi come ANCI Abruzzo, perché è una richiesta che viene da tutti i territori, da Quindi tutti i l'ASL di sindaci. Teramo insieme all'ANCI fa da apripista in questo caso in Abruzzo. Speriamo di venire ascoltati, perché c'è qualcuno che incomprensibilmente, Rino, continua ad anteporre diciamo così, degli ostacoli di carattere formale, di carattere burocratico, quando stiamo semplicemente applicando un principio sacrosanto, nell'ottica del diritto alla salute, peraltro in emergenza, di far valere la precauzione, la salute sopra ogni altro interesse. E qualcuno antepone oppure crea Chi è ostacoli questo sulla base di qualcuno, sindaco? aspetti. Chi è questo qualcuno? Abbiamo invitato come sindaci dirigenti scolastici ad attuare questa misura dell'autorità sanitaria locale, che è una misura l'unica possibile che consente di far partire dei focolai all'interno delle scuole, altrimenti la situazione diventa incontrollabile e purtroppo in tante situazioni lo è già. Sindaco, ma quando dice qualcuno, chi è questo qualcuno? A chi si riferisce? La regione? Chi è? C'è un'esistenza, no, no, è agli atti, c'è una resistenza dell'ufficio scolastico Ah, regionale, perché ufficio comunque scolastico regionale. si fa un protocollo che, come dicevo prima, è stato scritto ad agosto in un contesto che oggi si scontra con la realtà dei fatti. E adesso il principio di precauzione del diritto alla salute deve essere assolutamente messo al di sopra e davanti ad ogni Certo. altro interesse. Sono convinto e spero che la Regione sappia estendere questo principio a tutto il livello regionale, in modo tale da poter superare anche queste, diciamo così, queste incomprensioni, utilizzo questo Sì. termine tra virgolette, con l'ufficio scolastico Quindi regionale. l'ASL di Teramo è stata invece subito pronta a recepire Beh, noi questa richiesta dei abbiamo sindaci. fatto diversi incontri. All'inizio sì, con le scuole, il dottor Profeta e il dottor Pinto hanno fatto diversi incontri con le scuole. Dopo, da un incontro con il Comitato Ristretto dei Sindaci, abbiamo preso cognizione di alcune grosse difficoltà.
Nel momento in cui sono emerse queste difficoltà, il dottor Profeta, tenendo conto delle vigenti normative, non è che il dottor Profeta, quando ha predisposto queste indicazioni, non una circolare, ma delle indicazioni operative che mettessero che per dare tranquillità ai sindaci, per dare tranquillità alla ASL, per far respirare la ASL, per dare tranquillità, si accusa che tutto questo viene fatto per egoismo e la ASL perché non riesce a tamponare, non riesce a fare tracciamento, ma non è vero, perché nel momento in cui ti piovono tamponi da privati è giusto che in quel momento, anche se ti lamentano positiva, se per un giorno si sospende nelle more che l'azienda provvede entro 24 ore a fare il tampone di verifica, cioè per dare tranquillità ad una scuola, per dare tranquillità ai ragazzi, cioè si chiedeva questa sinergia tra tutti gli enti interessati, a cominciare dalle scuole, dei presidi che ci assillavano, eccetera, eccetera. Abbiamo messo in campo questa direttiva condivisa col Comitato Ristretto di Sicilia di Teramo, che loro, dietro la loro sollecitazione, abbiamo messo in atto questa circolare. Questa circolare, una parte della scuola l'ha disattesa, noi l'abbiamo anche perfezionata nei punti in cui loro Qualcuno ha resistito, alcuni dubbi, insomma. Perché li abbiamo dissipati e li stiamo continuando a dissipare, perché dobbiamo dare anche tener conto, perché nel momento in cui l'abbiamo fatta abbiamo subito scritto alla scuola, che si era un po' irrigidita: guarda, diteci quali sono le criticità e noi le modifichiamo, però diamoci delle regole in maniera che ad ogni evenienza sappiamo cosa e come intervenire, perché la situazione è grave, punto. Allora, un attimo, tra l'altro, prego, il problema dei tamponi fatti da strutture private esiste, perché oggi ci sono quelli... Alberto spesso l'ha ricordato. Perché poi magari siamo a conoscenza anche di situazioni abbastanza abnormi sulle quali metteremo presto l'attenzione di centri privati che addirittura pensano di poter fare i tamponi domiciliarmente o in ambienti. Questo non può essere, quindi queste indicazioni andavano proprio in questo senso, nel cercare esattamente, se no altrimenti non si riesce poi più a controllare poi, ciò che... Un'altra cosa che ho sentito dire da, adesso mi sfugge il nome, dal segretario nazionale di Rifondazione Comuni, da Acerbo di Pescara, che anche lui ha avuto il Covid, diciamo com'è, lo Stato ha messo un prezzo calmierato sulle mascherine, almeno lo può mettere pure sui tamponi che fanno i privati, perché se si sa quanto costa, perché pure lì è un po' una mezza giungla e tanti pagano tanto, perché quelle della ASL uno li fa perché il medico lo prescrive, ma succede anche che qualche medico prescrive di andare a fare un tampone privato per fare prima, è successo anche questo. Voglio tornare un attimo dal sindaco D'Alberto per chiedere che effetto gli fa vedere al posto di direttore sanitario l'ex sindaco Brucchi, visto che è stato anche un avversario politico quando Gian Guido Alberto era il capogruppo del PD in Consiglio Comunale. Per me ormai la politica fa parte del passato. Per D'Alberto no, però. E visto che lui... Lo dicono in troppi questo, che la politica fa parte del passato. Gli dobbiamo credere. Ci puoi credere, te lo garantisco. Maurizio me l'ha giurato, altrimenti non prendeva questo ruolo. È così. Io credo, l'ho sempre detto, io credo che sulla giostra non si deve stare sempre sopra la giostra politica, no? Qualche volta si deve anche scendere, bisogna fermarsi. Vabbè, in questo caso farà politica. Però adesso io ho questo bel ruolo. Adesso. Prego, D'Alberto. Poi lasciamo spazio ai giovani. Adesso ricopre un ruolo di altissima politica, nel senso, come dicevi tu, Rino, di politica sanitaria, nel momento in cui abbiamo assolutamente la necessità che, soprattutto sotto il profilo della direzione sanitaria, si assumano decisioni di programmazione dell'emergenza, cosa che chiediamo da tempo in un momento di difficoltà, insomma, unico, speriamo, anche nel futuro. Quindi a Maurizio, ovviamente, è contento che Di Giosia abbia nominato Brucchi. Io sono convinto che Maurizio farà bene, perché in questo momento abbiamo bisogno di chi è abituato a prendere decisioni importanti, di chi sappia vedere anche lontano e abbia la capacità e la forza non soltanto di affrontare questa emergenza, ma anche di adottare delle scelte che poi lascino il segno anche in futuro. Oggi è una fase, un momento spartiacque della sanità del nostro territorio, anche per altre scelte programmatiche,
quindi ovviamente va il mio in bocca al lupo più grande a Maurizio, ce lo siamo già detti personalmente, anche pubblicamente, quindi lavoreremo insieme insomma, nel rispetto dei diversi ruoli, ma tutti verso la stessa direzione. In questo momento non può che essere l'unica da parte di tutte le istituzioni. Bene, si è gonfiato ancora un po' di più Maurizio Brucchi, No, dopo no, questi, sarebbe questa possibile. apertura di... No, a me fa piacere, L'unica, la devo cosa importante che emerge è che in questo momento, solo con la sinergia di dire. Questo tutti, è vero. solo con, è stato bravo pure il sindaco di Bellante, l'avvocato Melchiorre, cioè nel dire che la ASL deve essere vicino a loro devono stare vicino a noi, dobbiamo fare la politica sanitaria, ma loro conoscono il territorio. Quindi va fatto un plauso a Cioè, tutti c'è i una sindaci, un sinergia plauso al totale. sindaco di Atri che ha accettato un'altra volta che il Sì. proprio Prima nosocomio venisse convertito in Covid. bisticciavano, Atri e Giulianova, dicevano qui no, Adesso, qui no. no, però ecco, adesso uno si rende conto, Sì. però io penso che anche da questa situazione ne usciranno vittoriosi. Devo dirti innanzitutto che noi con Un questa... messaggio, ripartiamo qua, ricordiamoci questo. Buonasera a tutti, un caro saluto al direttore di Giosia, faccio i complimenti per il lavoro che facendo in questo momento, che sta facendo in questo momento difficile. E tanti cari auguri, pronta guarigione per il suo caro fratello, lo scrive Albenzio. Vabbè, ringrazia il direttore Ringraziamo, Giosia, noi ringrazio soprattutto per il tutti. fratello. Ci sono tanti, chi, ecco, come loro che ti scrivono queste belle cose e chi purtroppo Si quello che si arrabbia. fa non va bene. E Certo. d'altronde a tanti hanno pure ragione, però Sì. noi dobbiamo prendere per buono le critiche che servono per costruire, non per millantare. Questa è la Ma io mia... dico che si può sempre sbagliare, Si può, l'importante è lavorare in buona fede, lavorare in buona fede, poi si ecco, può quello che sbagliare. dicevo è questa sinergia importante tra le istituzioni che è fondamentale oggi. Perché Teramo in questo momento deve fare anche delle scelte importanti, non solo per combattere il Covid, ma anche per il futuro della sanità. Sì, il Noi, nuovo il ospedale, nuovo ospedale, questo direttore, io a quello si riferiva, sarà credo, ma d'Alberto. noi, questo è il mio campo di battaglia, appunto Maurizio, loro si devono dedicare più a combattere il Covid. Però si arrabbia di mai, lei lo vuole fare solamente Ma giù a vediamo dove Pianodaccio. l'ospedale va fatto un ospedale nuovo, dopo vedremo dove e come farlo, ma va fatto un ospedale nuovo e non... Un ospedale nuovo, ma su questo credo che siamo tutti Qua d'accordo. invece ci sta chi sta giocando, cioè bisogna fare un ospedale nuovo per te. Teramo ha bisogno di un ospedale che la proietta a un DEA di secondo livello. Punto. Le chiacchiere, il resto sono tutte chiacchiere e situazioni dove si vogliono innescare litigi politici che a noi non interessano. Noi dobbiamo dare una nuova impronta sanitaria a Teramo, al ruolo di Teramo, perché Teramo merita, ha una tradizione Però molti storica. teramani, temono che portandolo a Pianodaccio il ruolo di Teramo venga un Guarda, po' io minato. non so se sia Piano d'Accio, se sia Casaleno, se sia Sant'Atto, però sono Dica pure la tutti, parola Villa è sempre Mosca, gliela Teramo, dica. è Anche Villa sempre Mosca può Teramo, anche essere. Teramo, però Villa Mosca può svolgere anche un ruolo diverso Certo. nell'ambito della sanità teramana. Il direttore sanitario che ne pensa No, sul nuovo ospedale? io Noi sono sentiamo. convinto di quello che ha detto il direttore di Giosia. Io sono stato a vedere l'ospedale di Bergamo, l'ospedale di nuova costruzione. Tante difficoltà che noi oggi viviamo nei nostri ospedali è che proprio non ci sono, per esempio, i percorsi, cioè i percorsi devono essere separati, i percorsi per i pazienti, in questo caso Covid, i percorsi per i parenti. Invece noi nei nostri ospedali c'è Commistione una totale. commistione totale. Rendiamoci conto che se uno dal pronto soccorso, dalla chirurgia, deve andare in rianimazione, deve attraversare un punto dove stanno i pazienti ad attendere che facciano i raggi. Non è possibile, non è più concepibile oggi questo, no? Non è più concepibile dal punto di vista sanitario, dal punto di vista umano. Una persona che va in rianimazione, cioè, Certo. E poi recuperare, mi diceva il direttore generale dell'ospedale di Bergamo, lui ha ristrutturato anche il Niguarda, i costi affrontati per ristrutturare il Niguarda, che è un ospedale che andava ristrutturato perché è un ospedale storico, sono state 3 volte quelli Superiori di costruire un ospedale dell'ex nuovo. novo. Ora questo poi, ripeto, sarà una scelta che va al di là di tutta serie, però sono d'accordo che l'ospedale nuovo è necessario. Io voglio sentire velocemente sull'ospedale nuovo, visto che hanno parlato di Giosia e Brucchi, anche D'Alberto Melchiorre e Cordoni. Ospedale nuovo, chi comincia? Comincia Cordoni, il dottore. Come deve L'ospedale essere e dove deve nuovo, stare? Velocemente, un minuto, un minuto. minuto, deve stare possibilmente vicino alla città, dove attualmente io personalmente sono
profondamente convinto che possa essere fatto a Villa Mosca proprio per non depauperare la città di un ruolo storico come lo ha sempre Però avuto. nuovo, vero per noi, nuovo. Non vorrei che si creasse, scusate, non ritorno, Prego, non prego. vorrei che si creasse a Pianodaccio una situazione simile a quella dell'Università di Teramo, che poi stiamo lì a rimpiangere dopo 20 anni che l'ospedale non sia stato ubicato Bene. lì dove possa essere ubicato. Bene, Io non è faccio il chiaro. tecnico, ma faccio soltanto il medico che dice che l'ospedale deve stare vicino Deve ai stare a pazienti, Teramo. e i pazienti sono Grazie. nella città di Teramo e non fuori. Grazie, devo correre, devo andare dagli altri ospiti, Melchiorre e poi ad Alberto. 30 secondi, dove deve stare e come deve essere. Melchiorre. 30 secondi, ma io non so esattamente dove debba stare, deve essere certamente un ospedale che, come diceva il direttore di Giosia, deve dare risposte. Sì. Io, se volete, se a Teramo non dovessero mettersi d'accordo, ricordo che a Bellante Stazione, che può essere considerato hinterland della città di Teramo, c'è un'ottima area dotata anche di fermata, ferroviaria. Era stato Quindi proposto, vero? Qualche anno fa. la Qualche anno metto a fa c'era un gruppo che lo disposizione proponeva. della provincia di Teramo. Sì, beh, giustamente, se avete problemi, il Chiorre si candida ad ospitarlo. Sindaco d'Alberto. Se non si mettono Ma d'accordo, io sono telegraficamente contro. ospedale nuovo, ospedale di secondo livello, ospedale di riferimento del territorio provinciale, perché è indubbio che dobbiamo uscire dall'equivoco che si tratti dell'ospedale della città di Teramo, si tratta dell'ospedale di riferimento del territorio provinciale necessariamente nella città di Teramo per migliorare la qualità dell'offerta sanitaria complessiva della provincia. Sulla base di questi presupposti, che sono i punti fermi, valutiamo qual è la migliore collocazione Area, possibile, ma non sì. Bene, avvitiamoci sull'ubicazione, altrimenti perdiamo di vista i primi tre obiettivi che sono bene. assolutamente fondamentali. E farlo subito, Rino, perché non abbiamo più tempo da perdere, perché il vero obiettivo degli obiettivi è assolutamente utilizzare queste risorse, Sono perché d'accordo. una prosecuzione della discussione che non sia finalizzata a chiudere. A chiuderla con questi obiettivi rischia, insomma, poi di non farci trovare più nulla e non ce lo possiamo ovviamente permettere. Allora, sì, Volevo dire, velocemente siamo ai perché lo chiudo, saluti. perché per dire che con gli ospedali periferici ne guadagneranno pure, perché Lo stiamo partiranno vedendo quanto subito, no, sono ma partiranno importanti subito i adesso, eh. lavori ad Atri, rifacimento di tutto il pronto soccorso, rifacimento di tutta la Oh, a rianimazione. proposito, i posti nuovi all'ex sanatorio. Martedì inizieremo i lavori, è stata assegnata la gara, martedì o mercoledì inizieranno già la Quanto consegna dei tempo ci lavori. mettiamo? Noi in 15 70-80 giorni? 15 giorni. Quanti ne Bisogna facciamo di chiamare il posti? mago Silvan per 15 Quanti ne giorni. facciamo di posti? 21 posti su terapia intensiva, che è fondamentale. 40 giorni? Sì, perché lì no, hanno chiesto 70-80 giorni per Mannaggia. finire. Ma però Perché vabbè, no. però ci troviamo a dover intervenire su una struttura che ha qualche anno, quindi E ce bisogna l'ha fare dei qualche lavori di anno, è tipo un po' diverso. delicata lì Sì. l'intervento, Allora, siamo capito? davvero alla fine. 10 secondi. I vaccini per l'influenza, I vaccini stanno arrivando, riarrivano. come no? Arriveranno 11.000 nei prossimi giorni, mi diceva il dottor Santone, ma teniamo già conto che fino ad oggi già abbiamo vaccinato e siamo Ma all'inizio. molti aspettano ancora. Vabbè, però fino ad oggi già abbiamo vaccinato più persone dello scorso anno. Va bene. Quindi ci sono tutti i presupposti. Se venivano rispettate le consegne da parte delle società, noi già adesso avevamo fatto bingo. Purtroppo arriveranno, Va Santone ha bene, va garantito che bene. stanno arrivando e li faremo. Grazie per aver partecipato a questa Grazie a trasmissione. te, A Maurizio saluto tutti i Giosia, tuoi a telespettatori. Maurizio Brucchi. Grazie davvero Grazie a e voi. grazie agli ospiti collegati, al sindaco di Teramo Gianguido Alberto, al sindaco di Bellante Giovanni Buonasera a tutti. Melchiorre e al dottor Siriano Cordoni. Grazie. Buona serata, buona Grazie a serata e voi, buon buona lavoro. serata. Grazie, noi se lo vorrete, ci vedremo anche venerdì prossimo, non è mai una minaccia, speriamo di stare un po' meglio, soprattutto per la questione nuovi casi positivi in Abruzzo e nella provincia di Teramo. Grazie, buonanotte, arrivederci.